Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di prezzi. Per approfondiamo insieme, oggi vi voglio parlare di una tematica, secondo me, importante del mondo del vino che riguarda i prezzi. Ma attenzione, non voglio parlare di prezzo inteso come giusto o sbagliato pagare una determinata cifra per quanto riguarda un vino, ma su determinate politiche commerciali che a volte vengono messe in atto da catene della grande distribuzione, enoteche o negozi che vendono vino. Allora, prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di condividere i video qualora vi piacciono, e se volete farmi qualche domanda o chiedere qualche approfondimento, l'hashtag AskTheWine è sempre a vostra disposizione. Bene, torniamo al nostro argomento e quindi parliamo di prezzi. Da dove nasce l'idea di questo mio video? Da un qualche cosa che mi è capitato di vedere, diciamo di prima mano, di primo occhio, questi giorni che sono stato in vacanza. Come avete visto, giovedì non è uscito il video perché ho fatto qualche giorno di mare, e però nonostante ero in vacanza non ho mancato al mio classico impegno di ricerca all'interno del mondo del vino, e quindi ho girato qualche negozio, qualche enoteca, qualche supermercato della zona per andare appunto a vedere se erano presenti dei vini particolari da poi proporvi nelle future degustazioni. Come avete visto, ci sono i due vini misteriosi di cui poi parleremo più avanti, di cui vedrete la degustazione. Quello che ho notato, essendo in un posto turistico, però è un trattamento che secondo me va a svantaggio del Made in Italy e quindi della vendibilità dei nostri prodotti all'estero. Nella zona in cui sono stato c'è un grosso afflusso di turisti stranieri, e quindi è anche facile che questi turisti possano essere invogliati all'acquisto di prodotti enologici. Perché? Perché è una delle eccellenze italiane. Noi e i francesi di fatto ci dividiamo la palma dei migliori produttori di vino al mondo, e quindi secondo me è abbastanza fisiologico che uno straniero che viene in Italia possa voler gradire l'acquisto di una bottiglia, magari anche poi da portarsi al suo paese oppure degustare nel corso della vacanza. Tralasciando il discorso della vendita del vino nei pubblici esercizi, come ad esempio bar e ristoranti, che seguono delle logiche sicuramente diverse rispetto alla rivendita diretta, quindi non per il consumo, mi spiace dover notare molto spesso che alcuni negozi fanno delle politiche di vendita di questi prodotti un po', io direi, quasi al limite dello scorretto, o comunque sicuramente non della trasparenza. Ho visto bottiglie di vino vendute in questi magari negozi fatti più che altro per i turisti a dei prezzi molto maggiorati rispetto a quanto la stessa bottiglia poteva essere acquistata in un supermercato o in un'enoteca, ma non con differenze minimali, perché magari 1-2 euro di prezzo lo potrei anche comprendere, ma addirittura con prezzi di 5, 6, 7 euro, a volte anche quasi il doppio rispetto a quello che costava poi la bottiglia nel supermercato o in enoteca. Ecco, secondo me questo contribuisce anche un po' al fatto che il turismo in Italia non sempre riesce a ingranare la marcia. C'è sempre questa tendenza, a volte un po' italica, e questo me ne dispiace, proprio perché da italiano non mi piace che questo avvenga, a voler, fra virgolette, dare ai turisti qualche cosa con un prezzo maggiorato, o comunque pensare che tanto compro quel vino, non torno più e quindi ti ho fregato e ti ho venduto un prezzo a un vino maggiorato. No, secondo me è totalmente sbagliato, anche perché adesso, una volta forse poteva funzionare nel mondo, diciamo, non tecnologico di oggi, non c'erano tutte queste notizie
se uno non andava a comprare una qualche guida oppure aveva l'occasione di andare in qualche fiera specializzata o trovare il vino in altra maniera, era veramente molto difficile capire e conoscere se il prezzo che si era pagato per quella bottiglia era corretto oppure no. Ma oggi, nel mondo di internet, delle informazioni che girano molto velocemente e anche grazie alla presenza di siti online che vendono a loro volta vino, sicuramente se io vado a leggere su un sito di vini che quella bottiglia costa 7 euro ma la trovo sullo scaffale del negozio a 15-16 euro, capite anche voi che qualche cosa comincio a pensare male. Uno potrebbe dire ma no, è un'annata diversa. No, vi assicuro, ho fatto un controllo, era esattamente la stessa annata. Ecco, lì questo locale giustamente era un locale che vendeva, diciamo, prodotti tipici e addirittura sono andato nell'enoteca dove poi appunto ho acquistato le due bottiglie di prima e invece il prezzo era assolutamente in linea con quello del sito. Una leggera differenza, ma fisiologica, ecco, quando si, ripeto, quando siamo all'interno delle differenze dell'euro, dell'euro e 50, dei 50 centesimi, tenuto conto anche delle spese di spedizione che in alcuni siti si pagano a fronte dell'acquisto del vino, ci può stare anche pagarlo pochi euro in più, 1-2 euro in più. Ma quando il prezzo diventa quasi il doppio, oltre il doppio rispetto a quello che vediamo su questi siti, beh, io una qualche domanda me la comincerei a fare. Quindi attenzione quando acquistate un vino, soprattutto quando siete in vacanza, magari il clima vacanziero incita anche un po' alla spesa un po' più facile, occhio perché poi dopo magari ne va anche poi del produttore stesso, nel senso che il produttore stesso magari riceve un demerito che non è suo, magari uno pensa che quel vino si costi una follia per quello che ha bevuto e poi va a vedere che su un altro sito, su un supermercato, nell'enoteca, magari un po' più nel centro, lo stesso vino costa decisamente meno ed è più in linea con i prezzi di mercato. E quindi alla fine il produttore si ritrova a vendere meno vino. Rifletteteci molto bene, quindi consiglio che vi do, quando siete al mare, volete acquistare, mare, montagna, insomma, in un posto di villeggiatura, e volete acquistare un prodotto, o andate direttamente da un produttore, allora a quel punto dovreste avere, se il produttore, come il 99,9% dei produttori, è sicuramente onesto, vi darà un prodotto a un costo ragionevole, quindi parificato a quello che è il valore del vino, altrimenti informatevi prima di acquistare, magari buttate un occhio su internet, su qualche sito e naturalmente sempre con un po' di intelligenza, tenete conto che nel sito magari ci sono le spese di spedizione e in enoteca no, quanto vino volete acquistare, insomma, però se vedete delle differenze di prezzo molto ampie, soprattutto magari su dei vini di fascia medio-bassa come prezzo, quindi quei vini che stanno tra gli 8 e i 20 euro, insomma, dateci un occhio in più perché ne vale anche la pena e secondo me la scelta migliore può essere anche quella di lasciare il vino sullo scaffale. Bene, spero di esservi stato utile con questo video. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e condividete questo video con i vostri amici, parenti, colleghi di lavoro, con chiunque possa essere interessato per avere anche lui questi preziosi suggerimenti. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao, alla prossima con Francesco su The Wine Channel.